Benvenuti a questo nuovo video, c'è un certo nervosetto nell'aria. Tra l'altro fra poco potrebbe venire anche un signore che dovrebbe rimettere a posto la cappa. E fondamentalmente casa mia è un casino, quindi adoro fare figure di merda, sono già tranquilla. Perché poi trovo sempre lo stronzo che fa il commento: ma qui che disastro, bla 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 bla. Fai il tuo lavoro e non rompere i coglioni, grazie. Troppo da chiedere? Ah, inizio a pensare di sì. Quindi, cioè, sono bella nervosetta. Il Stringer Levenz è morto o un giorno ci farà compagnia, così? Che botta di culo. Quando le cose non funzionano io inizio ad avere piccoli problemi psicologici. Vediamo un po' la gente. Devo iniziare a farlo anch'io, il conto alla rovescia prima di trasmettere, in modo tale che la gente si spera arrivi. Vediamo un po'. Che mi sa che anche il bot non abbia funzionato, non so cosa sia successo, perfetto. Non, secondo me non dà l'avviso oggi, non so per quale ragione sua psicologica strana. Non lo so proprio davvero. Vabbè. Vediamo un po'. Torno subito. Ah, Stream Elements è arrivato tra noi. Benvenuto, alla buon'ora. Sei leggermente. Giusto, giusto, leggermente un pochetto in ritardo. Metto un po' il torno subito. Ah, anche qua funziona. Bravo. Oggi tutti in ritardo, che cazzo li prendono? Cosa li prendono? Non lo so. Eccomi qua, sono tornata. Scusate, avete sentito il mio uomo parlare in tedesco fino un attimo fa? Eccomi qui. Comunque, il grandissimo nervoso di ieri sera che non sono riuscito a fare la live perché sono scappati tutti all'ultimo secondo. Vacca terra, che sfiga. Comunque, stavo facendo, guardando un algoritmo per tenere a bada quelli che sono il Luna algoritmo, che è un algoritmo che viene usato per certificare le carte di credito, una cosa del genere. E sto inventato da quelli dell'IBM. Ovviamente non vi è una minchia e sono già bella nervosa, cioè stamattina già, ho iniziato già a sclerare. Perché dovresti fare un ciclo nella stringa per eliminare tutti i caratteri che non vanno bene. Cioè, se quei caratteri ci sono, devi dare falso. Però non so bene come fare, bisognerebbe mettere una condizione if e poi probabilmente uno split, ma tutte le volte che faccio qualcosa mi viene una cazzata, quindi è stupendo tutto questo. Vediamo un poco qua come sono i dati del Pippa Virus. Mamma mia. Cioè, anche le persone decedute in posti stranissimi.
Chad. Vedremo come va avanti. Due persone soltanto. Ora che io inizio a mandare messaggi tipo sono online. Sono online. Seconda persona se n'è andata, siete delle carogne, dite. Comunque io ringrazio la persona che mi ha regalato un abbonamento. Ciao Carnone, grazie per avermi regalato un abbonamento. Grazie, grazie, grazie. E io sto cercando ancora No One Here Yet, che praticamente non lo vedo, non lo sento e non so che razza di fine abbia fatto. Spero tutto bene. È venuto qualche giorno nel mio canale, ha fatto l'abbonamento. Ciao, ti saluto. Qui nel frattempo a Colonia c'è un bel sole. E vediamo un po' cosa succede qua a Colonia. Ok. Aspetta. Dunque. La prossima volta che pioverà sarà mercoledì prossimo, quindi passeremo l'Halloween con una situazione di soleggiamento a tratti. Quindi vedremo. E poi non lo so, devo guardare se Mister Over 100 mi abbia risposto. No, non mi ha risposto. Speriamo che mi risponderà. Attenzione, c'è un problema. Ho avuto un problema perché il libro di tedesco praticamente entra con una validazione, un numero. Non mi funziona più, non so per quale razza di ragione, mi si è bloccato tutto con numeri e password, eccetera. Quindi boh, devo provare a fare. Perché veramente prima funzionava tutto benissimo. Prima funzionava il Meldon, adesso no. Mixer conto. Devo vedere qual è la password però. Insegniamo la password. Andrew Spiker, ok. Sì. Ok. Funziona adesso. Ah, ma che figo, finalmente funziona di nuovo, spero. Se le cose compaiono bene, bene, bene. Buono, così oggi posso fare gli esercizi. In generale lo lascerò sempre aperto perché non sono stufata. Anche se è brutta cosa, forse, non lo so. Benvenuti
benvenuti a tutti a questo nuovo video. Se avete delle domande da fare, io mi presento a voi, solo un attimo. Io sono Lale, vengo da Biella, dalla ridente cittadina di Biella, e rispondo a domande sulla Germania, intervisto anche persone che hanno magari scritto libri, fatto opere, artisti, gente che capisce di roba che io non, di cui non capisco una minchia. E per il resto gioco tendenzialmente a GeoGuessr, in futuro parlerò anche di più di informatica. Continuo a rimandarlo a queste cose di informatica perché voglio essere un pochettino più preparata e al momento non ho tantissimo tempo, però vi racconto sempre brevemente quello che sto facendo. Adesso sto imparando un po' il for, cioè sto ripassando il for che avevamo già fatto a scuola, ma molto molto in modo superficiale rispetto a quanto uno ne abbia bisogno per lavoro. Quindi siamo qua in revisione. E oggi pomeriggio non streamerò, probabilmente farò solo esercizi. Stasera forse torno e streamo di nuovo. Però il problema è che mi sono molto arrabbiata perché all'ultimo momento, siccome la sfiga, cioè, ci vede sempre benissimo, non mi ha messo, non mi ha fatto mettere quello che volevo io, cioè non c'erano abbastanza persone per mandare un raid. Cosa mi ha fatto un po' arrabbiare, perché comunque c'è questa cosa da raggiungere i 100 raid, che almeno mi faccio conoscere per essere una non egoista. E comunque io continuerei a fare raid anche quando avrei raggiunto i 100, perché devo smettere, cioè, un giorno io ne faccio uno a una persona, l'altro giorno no, quella persona fa a me. Sembra anche una cosa da essere umani civili, no? Comunque andiamo a giocare un pochino. Andiamo in giro un po' per il mondo, per almeno 15 minuti. E bene, questa bella stradina. Oddio. Cioè, non c'è un cartello stradale, non c'è nulla. Strano cartello stradale, sembra fuori dell'Europa comunque. Salvation Army. Sì, ho capito che sono negli Stati Uniti, il problema dove? Ah, Michigan. Mamma mia. I pannelli solari sul tetto, su tutti i tetti delle case. Potrebbe essere addirittura la Danimarca, non fosse che c'è questa palma. Secondo me la California, perché forse avevano investito tanto in California per queste cose. Ups, Oceania, ok. Ah, perfetto, cioè. Un po' più difficile. Con solo un senso di percorrenza, tra l'altro, sta strada. Ma meraviglioso. Cioè. E io dovevo. Cioè, come faccio a capirci qualcosa? Boh. Ok, qua c'è scritto qualcosa. Siamo in Cina, direi. Giappone. Non andavano come gli inglesi, cioè al contrario. Mi hanno confuso completamente.
Argentina. Ho capito che era spagnolo, ma... Potere si performa. Timișoara, questa è la Romania. Era una strada parallela, dannazione. Ciao, dottore, secondo me è nervosa. Ma perché ci sono un paio di cose che non funzionano. Questo continua ad essere l'unico canale dove vedo pubblicità anche da abbonato. Che, ecco, quella è una cosa che mi rende nervosa perché non so per quale ragione sia questa merda. E tra l'altro mi vergogno pure, quindi l'unica cosa che posso fare al momento è chiederti scusa, poi boh. Devo chiedere a Viedo Bianco che nel frattempo è diventato il re del canale, cioè alle redini di questo canale. E mi scrivo un appunto, pubblicità, anche per abbonati. Non lo so per quale ragione. Vedo che è anche capo del mondo. Sì. Ieri si stava divertendo a farmi salire i ragnetti emotion su tutto il mio faccino. Quindi ogni tanto ho dei momenti di intolleranza pure lui, no? Tu come stai, Robby? Come mai su Telegram uno dei gruppi parlava di scappare dalla Germania? Ma perché qua la mia situazione è un po' una merda, ma poi se lo dico, non tu, gli altri, quelli che non capiscono una mazza, mi danno contro. E in realtà ho dei problemi che non so come risolvere. E la gente presume che io non stia facendo nulla, però non è vero. Guarda, così così, casini al lavoro. Ecco, appunto, delle volte uno viene coinvolto in cose in cui non vorrebbe essere coinvolto e magari non ne ha del tutto colpa, tipo contratti che non ti vengono rinnovati all'ultimo momento. Quindi che cazzo fai? In più il mio profilo professionale non interessa qua in Germania e io sono una persona dotata di autocritica, per cui mi metto nei panni di un datore di lavoro che vede il mio curriculum e dice sì, brava, ma io non ne ho bisogno. Sì, se dice brava, non lo so. Cioè, magari può anche dirmi addirittura bel curriculum, ma no, non abbiamo bisogno. Solo che io resto nella merda e... Professoressa in una scuola nell'Emilia Romagna. Ma io ho mandato soltanto il mio curriculum per ora all'IT di Biella e per un lavoro che durava tipo un anno in Italia, quindi le possibilità di trovare lavoro in Italia sono poche. Quindi niente. Vedremo cosa. Vediamo cosa porterà il futuro. Sicuramente in Italia ci torno per quanto riguarda Natale, queste cose qua. Poi vedremo, non lo so. Non ho proprio tanta voglia di tornare in Italia, per me è un po' una sconfitta se dovessi tornare in Italia, però... Dobbiamo fare un raduno di tutti i followers. Vediamo, io avrò da incontrare diverse persone in Italia.
Se siete brave persone, penso di sì, possiamo anche trovarci. Io però sono dalle parti di Biella, sto un po' a nord. E molti streamer sono insomma del sud Italia. Guarda, stessa cosa mia, per me sarebbe una sconfitta tornare in Calabria dai miei. Sto facendo tutto per rimanere a galla qui a Roma. Ecco, mi hai un po' capito. Anche se c'è chi dice, ma no, non è una sconfitta, no, torno a casa dai miei come se avessi 12 anni più. Cioè, ho fatto 16 anni via all'estero arrangiandomi e per una cazzata hanno voluto fare così perché sono stati non corretti. Qui non. Una situazione tanto pesante, anche perché va avanti da mesi, 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 e chi non ha mai avuto quell'esperienza non lo capisce. E ogni riferimento a vari innominati è puramente voluto, cioè nel senso. Capisci a me? Dopo un po' praticamente mamma ogni tanto ti dice vabbè, aspetta, vabbè, se va male torni da noi, non ci sono problemi, ci siamo sempre. Ma anche i miei non è che mi buttano fuori di casa, però per quanto ho lottato per andarmene di casa non può essere che una brutta sconfitta principalmente ai miei occhi, e poi non so cosa hai scritto. Ma di sconfitte ne ho avute innumerevoli, questa è stata proprio una di quelle proprio che non doveva succedere, perché ci studiavo notte e giorno e mi hanno veramente soltanto preso per il culo. La situazione Pippa Virus in Italia non se ne parla più di tanto, credo. Ormai abbiamo voltato pagina, spero. Mi auguro. E comunque, Robby Robby, hai una brava mamma, voglio dire. Ospitale, una mamma, una tipica mamma, ecco. Secondo me riusciresti a trovare qualcosina come promuovere in grandi catene come MediaMarkt o Saturn. Ti fai qualcosina part-time, così hai tempo sia per gli studi che per altro. Ma il mio problema è che praticamente da dicembre, se non trovo lavoro, devo fare un corso di informatica. E qua i corsi di informatica, cioè, o li fai o non li fai. Se li fai, fai solo quello praticamente, perché stai a scuola dalle 9 fino alle 15 quando ti va bene. Però delle volte devi recuperare le cose e stai fino alle 17:30. Poi dopo, vabbè, io posso anche streamare, ma di solito ti riempiono di compiti perché io li conosco i tedeschi, proprio i tedeschi ti riempiono di compiti. Io ho fatto soltanto una formazione, ma mi hanno letteralmente devastato, come dire, i glutei. Sono stata molto gentile, perché comunque dovevo star dietro a delle cose. La cosa peggiore è stato studiarmi inglese con l'insegnante che giustamente partiva dalle basi tedesche. E lì ho dovuto prendermi un insegnante americano che mi aiutasse. Mia mamma in realtà non avrebbe mai voluto la mia partenza. Ogni volta che ci vediamo, quei 5-6 giorni, quando me ne vado, scoppia a piangere, poverina. A me dispiace però, giù in Calabria di lavorare 40 ore per 120 euro a settimana, no, eh. Beh, hai anche ragione, cioè.
Cioè, lì è una questione anche di rispetto della dignità umana, secondo me. Cioè, sottopagare una persona dovrebbe essere messo nella lista dei crimini contro la persona. No, te lo giuro, io la penso così, perché è una cosa di un umiliante, perché poi la gente si piega a fare qualunque cosa, no? Ad accettare qualunque condizione. Per cui, boh. Crimine contro la persona. Io non li capirò mai. Cioè, a parte Elon Musk che vive ospitato da persone, no? Ne ho parlato ieri, non c'eri, ma ho fatto vedere una clip dove c'era un giornalista che gli buttava davanti un bel problemone, no? Gli diceva: molti non possono sopportare i miliardari perché, cioè, praticamente voi guadagnate quanto un'intera nazione, no? E lui diceva: ma se io consumassi anche come un'intera nazione avreste ragione. L'unica cosa che uso è l'aereo perché altrimenti non lavorerei di meno. Cioè, tu immagina, lavoravo per 120 euro e lo reputavo normale. Poi, quando ho iniziato a fare domanda a Medicor, 1200 euro circa per 20 ore, sono volato a Roma e ci credo. Ci credo. Fatto bene. Mi dispiace per tua mamma, no, ma capisco il motivo per cui si mette a piangere, cioè anche la mia non è che l'abbia preso benissimo all'inizio. E poi comunque, cioè, tornassi a Biella, che cosa faccio? O trovo lavoro per insegnare o mi attacco al cazzo, cioè. Perché non c'è niente. In più, ma sarebbe, se io avessi una famiglia un pochettino più normale, cioè diciamo un papà un pochettino più normale, mia nonna aveva una casa di proprietà, no? Loro non vivono più a casa di mia nonna, vivono nella loro casa che stanno traslocando, prenderanno una nuova casa, comunque una casa ce l'avranno per loro. Se io tornassi in Italia, no? Uno che dice: mia figlia ha bisogno della sua privacy, le do la casa della nonna, che cazzo me ne frega, tanto è vuota, cioè. Però lì sarebbe la guerra con mio fratello, perché a me una cosa del genere non l'avete mai fatta. Sì, ma ti hanno dato la macchina, ti hanno aiutato per un sacco d'anni in tutta la burocrazia, adesso avrei bisogno di aiuto io, e cosa faccio? Mi attacco al cazzo? Mi toccherebbe andare a vivere con i miei e sopportare ogni tanto mio fratello che se ne viene a cena e inizia a rompere i coglioni e tu non lavori abbastanza e tu non fai abbastanza questo e tu non fai abbastanza quello. È inutile rompermi il cazzo su queste cose. Tanto in pensione non ci andrò mai, lavorerò fino all'ultimo giorno della mia vita e quindi adesso mi faccio l'anno sabbatico per far incazzare l'innominato Moro. Tanto o mi faccio l'anno sabbatico o me lo faccio. Perché lavoro non lo trovo. Per cui, o volente o nolente, cioè, da lì non si scappa, Robby. Cioè, puoi insultarmi, puoi dirmene di ogni colore, no? Io, tra l'altro, faccio yoga, per cui da lì qui, mi esce di qua, soprattutto. Già mi entra di qui e mi esce di qua per questioni caratteriali. Poi, da quando faccio yoga, ancora di più. Cioè, io me la stavo ridendo. Quando l'innominato Moro si incazzava e urlava, io ti giuro che stavo ridendo di cuore, cioè, guarda questo quanto si incazza. E l'unica mia preoccupazione è, cazzo, non tirarmi sotto i pedoni, non t'hanno fatto niente, lasciali stare questi poveracci, perché io ho visto come guida e penso che tu l'abbia anche visto. Ma poi è incazzoso, irruente, e quando guida, cioè, dimostra il carattere che ha, no? Per cui io ero così, a un certo punto. Robby, come vivi tu i diverbi familiari? Io piuttosto, una volta piuttosto male, perché c'era un fratello maggiore che si sentiva mio padre, faceva il grand'uomo, proprio quando inizia a fare il grand'uomo, dopo 2 secondi inizio a stufarmi, no? Pazienza zero. Però adesso me ne sbatterei abbastanza il cazzo. Ma poi, se vede, mio fratello, se vede che tu te ne sbatti il cazzo e lo consideri per quello che vale, cioè un cazzo di niente,
Poi diventa cattivo, cioè inizia a fare qualunque tipo di dispetto, eccetera. C'ha 3 anni, non ne ha 40. A me, per fortuna, i miei fratelli mi rispettano come io li rispetto, come li rispetto io. Invece ho mio padre che rompe il cazzo da quando ho compiuto 15 anni che devo trovare lavoro statale, tipo al comune o al centro del lavoro. In bocca al lupo trovare dei lavori così, cioè, e vincere l'Enalotto. Per lui lavorare significa non fare nulla su una scrivania. È anche palloso. A me viene la depressione a non far nulla. Ho delle capacità e non intendo sprecarle. Mi farò la gavetta bene. Ah, ok. Cioè, capisco quello che vuoi dire. E quindi tutte le volte che sono stato licenziato mi teneva un'ora al telefono dicendomi che ho sbagliato tutto. Ma sì, ma essere licenziato è una sorta di moda, dobbiamo prenderla all'americana, dobbiamo cambiare mentalità. Che praticamente gli americani dicevano: sei stato licenziato, cosa è da fare prima dei 30 anni? Essere licenziato, che tra l'altro è una cosa, se uno pensa, passiva. Cioè, quindi non è che lo puoi provocare più di tanto, a meno che uno non vada lì a prendere a testate il proprio capo, cioè lo tira sotto con la macchina. Cioè. Quindi dicevano questa cosa, no? Gli americani addirittura mettevano divorce, tipo divorziare prima dei 30 anni o prima dei 40, qualcosa del genere. È una delle tappe della vita. Che devi fare? Tutte le volte che... No, mia mamma, l'ultima volta che ho perso il lavoro, ha fatto una cosa odiosa, che non le ho parlato per 2 mesi. È stata forse la prima volta che ho smesso veramente di parlarle, ho temuto di non volerla più vedere. Adesso si è un po' sistemata la cosa, neanche più di tanto, però. È andata a scrivere un messaggio al mio uomo e gli ha detto che con me deve avere pazienza, cosa che non si era mai permessa di fare a nessuno, anche nei... Ma quella che mi ha fatto più incazzare non ha fatto delle robe del genere neanche a mia zia, che era una famosa per buttarsi sulla ghiaia dicendo che era disperata, alzare alzamento di mani contro 85enni, questa è mia zia, un'anima candida. Ne ha fatte di tutti i colori, ha fatto qualunque tipo di cazzata nella vita. Secondo me, anche io lo dico, secondo me è un'opinione, quindi non mi può. Non se la può prendere più di tanto. Aveva dei comportamenti da drogata, ma te lo giuro, ti posso anche dire di quale droga. Secondo me si faceva di cocaina perché aveva degli sbalzi d'umore e ha degli sbalzi d'umore che non sono neanche normali. Adesso probabilmente non consuma più. Ma non mi spiego, cioè una persona normale non ha degli sbalzi simili, o veramente dei problemi grossi, che io non posso stabilire quali siano, perché ovviamente non ho la formazione da psichiatra, ma degli sbalzi umorali assurdi, cioè, per esempio, no, faccio un esempio per farti spiegare, per farti capire chi è mia zia. Tu le fai così, e magari ti guarda e tu dici scusa, non volevo. La stessa cosa fatta 5 minuti dopo. Aiuto, aiuto, aiuto! E poi cerca di strangolarmi, me la ciurbi un po' perché non. E mi prende arrandellata il collo. Invece io, quando ho perso il lavoro, mio padre ha chiamato mia madre, la madre della mia ragazza, per poter convincere lei a convincere me di fare domanda al comune. Mi sono incazzato talmente tanto che non ci ho parlato per 2 settimane. Vedi, ti dura di meno di me. Io ho proprio 2 mesi. Ero incazzata come una pantera. Proprio sono stata molto vicino a fare qualche cazzata proprio. Cioè, tuo padre è un manipolatore proprio. Convincere lei a convincere te, cioè, va sulle vie complicate. È intricato il ragazzo, intricato e diabolico. Vedi te, non ti ha convinto. Quanti fratelli hai, Robby? Se posso chiedere. Come davanti, sì, infatti.
robe da, non lo so, da, mi ricordo un po' al Sud America e le telenovela, sono uno grande e uno piccolo, ah, sei il bimbo di mezzo. E vabbè, dai. Avrai avuto di che, con qualcuno con cui giocare. Ah, qui siamo veramente in una sorta di giungla secca. Dove potrebbe essere? Magari a nord della Nigeria anche. Perché il Niger è desertico. Infatti voleva convincere anche loro. Solo che ha creato un mostro, mio fratello grande. A gennaio si apre partita IVA e mio fratello piccolo fa il cameriere. Ok, devo dire una cosa, a casa vostra pensate con la vostra testa. Cioè, avete quel pregio, cioè, difficilmente manipolabili. Siete di vaffanculo convinto. Penso che si pentirà delle sue azioni. Comunque, grande tuo fratello che si apre partita IVA, è coraggioso. Soprattutto in Italia, cazzo, ci vogliono le borse per fare una cosa del genere. Io non so se avrei il coraggio, te lo dico. A meno che improvvisamente la piattaforma viola mi dica sei una figa, mi facciano tutti i raid, perché io cerco sempre di fare i raid agli altri, gli altri col cazzo che lo fanno a me. Cioè sì, ogni tanto. Ieri vedo Bianco per disperazione e mi ha fatto un raid. Dove siamo qua? C'è il cartello stradale che non me lo vuole far vedere, sto disgraziato. Dai, fammi vedere il cartello stradale. Notre Dame, Saint-Ouen. Dai! Cazzo. Ah, si chiama così? Ah, bene. Era meglio se non avessi guardato il cartello, forse. Oi oi oi, mamma mia che roba secca, seccume. Torna indietro! Io ho deciso che questo è il Brasile. Se no non mi spiego dove sia. Sì, Brasile. Brasile. Ups, un po' più a nord. Ma il governo Meloni, flat tax al 15% e per gli under 30 tipo niente tasse per 3 anni. Sarà una passeggiata. Forse si tornerà ad investire in Italia come un tempo. Vediamo come andrà. PS, mi sono appena spuntate 3 pubblicità di fila da 30 secondi ciascuno. Manco Rai Play. Non so per quale ragione. Sponi annunci. Adesso li ho persi un po' anticipati. Boh. Però non è una cosa normale. Devo chiedere veramente un vedo bianco perché non lo so. Di togliere qualche. Che sicuramente sarà colpa mia che ho messo delle extension, delle estensioni che danno fastidio.
Però come fare? Non lo so. No, spero che arrivi vedo bianco oggi, glielo chiedo. Altrimenti ce l'ho segnato e prima o poi glielo chiederò. Guardando le estensioni ancora. Sì, adesso devo andare a finire il mio simpatico giochino. Ce la farò o non ce la farò? No, 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 devo votare. Oddio, dove siamo qui? Inghilterra. Forse Inghilterra o America. Ah, non me la dà più? Ok. È tutto bloccato, benissimo. Potrò votare fra poco, va bene. L'innominato ha preso il Covid, è vero, no? Ne ho già parlato, ma... Cioè, scusa, Robby. Io parlo con te, no? Mi sembri una persona abbastanza ragionevole. Ma io infatti gliel'ho detto, innominato, senti. Mi hai preso per il culo dopo che ho perso il lavoro ed ero incazzata come una pantera. E sei caduto, ti sei rotto la mano. Hai continuato a prendermi per il culo, a rompere i coglioni e hai perso il lavoro pure tu. Hai continuato di nuovo a rompere i coglioni e ti sei preso il Covid, no? Il Pippavirus. Cioè, basta, una persona ragionevole direbbe basta, no? Ci deve essere qualcosa che non mi riesco a spiegare. Qualcuno lo chiama karma, qualche altro dice che gliel'ho tirate e ci ho preso, cioè che è una buona mira per le maledizioni. Mettila come vuoi, cioè, forse non ti conviene, no? Io lascerei perdere fossi in te, no? Invece lui dice adesso che vuole. Ecco perché spero di non farti incazzare. Ma no, ma cioè, tipo, per succedere una cosa del genere devi andarci sul pesante, cioè proprio tu sai che io ho perso lavoro, sono disperata, non riesco neanche a mangiare, ho fatto 2 giorni senza mangiare dall'incazzatura che avevo, soltanto imprecavo e mi scendevano le lacrime. A quel punto lascia perdere, non farla incazzare una persona, sta già male di suo, no? Se la odi, no, goditi che stia male e basta, no? Lui è voluto anche infierire e gli è scoppiata. E gli è scoppiata un po' lì, laddove non batte il sole. E quindi niente, si è preso questa cosa qui. Lascia perdere, no? Sia lui che l'innamorato biondo. L'innominato biondo, allora, ha avuto, è caduto e è partita la caviglia, era in stampella. Rompe ancora il cazzo, l'abbiamo mandato, cioè il karma se l'è mandato in Svizzera, sta in Svizzera a rompere le balle, tra l'altro si è vantato di aver fatto incazzare talmente tanto una ragazza che questa gli ha tirato un cocktail, no? Cioè, come ci sai fare con le donne, no? Io proprio andrei a vantarmi e a dirlo in giro, cioè... Speriamo di non trovarci altri video sul suo canale. Sì, ma l'innominato è fatto così. Ma mica lascia perdere, mica capisce. Cioè, io infatti gliel'ho detto, ma scusa, ma vuoi morire? Top Playboy comunque. Top play. Sì, infatti, le donne ti odiano così tanto, ma io l'ho detto diverse volte, no? Forse lui non se ne rende conto, ma se avesse trovato una cieca, che hanno dei caratteri anche più duri delle tedesche, cioè nel senso sono molto tranquille di loro, però non, le umiliazioni piacciono molto poco a queste ragazze. Lui che ha come abitudine di trattare le donne come se fossero, cioè, comunque le considera sue sottoposte o persone da meno, non si sa per quale ragione.
Ecco, una cieca non ti avrebbe tirato solo il cocktail, ti tira pure il bicchiere. Cosa diceva Lambrene detto sulle donne? Ne ha dette di tutti i colori, ma io l'ho segnalato un sacco di volte Lambrene detto sul tubo, lo dico perché, cioè, è andato a dire in giro per degli anni che noi donne italiane ce la tiriamo. Poi però quando succedono così omicidi in famiglia, grida allo scandalo. Ma sei stato tu il primo a sopportare questa cultura che considera le donne da meno e ti dice che le italiane se la tirano. E poi vai all'estero, sono tutte fighe, tutte, tutte. Ottantenni, novantenni, trentenni, quarantenni, ventenni, tutte fighe. Solo le italiane non vanno bene. Ma se tu vai all'estero e se una tribù di italiani va all'estero e ci prova con tutte, ma quelle a un certo punto iniziano a fare il tiraggio, che non vuol dire un cazzo, non è tiraggio, è essersi rotti i coglioni, non è che se la tirano e sono arroganti, sono scazzate per il vostro comportamento altamente indecente. Ecco cos'è. Sì, ma poi diceva che ai suoi tempi lui rimorchiava e praticamente c'era del Lugol. Se facevano la prova del Lugol avrebbero trovato la sua presenza, no? E io pensavo dentro di me, ma il Lugol trova veramente il sangue, quindi o queste ragazze le ammazzavi di botte. Ma lui ha detto, trovano delle mie tracce, quindi erano loro che picchiavano lui. Cioè, lui si faceva cinghiare, no? Cinghiare a sangue. E fuettare a sangue, rimorchiava solo a pagamento. Sì, probabilmente adesso le squinzie hanno alzato i prezzi perché non lo sopportano più, e le capisco, perché cioè, è un filino pesante, no? Cioè, devi metterti lì e non so se lo yoga basta, devi proprio fare degli esercizi di pazienza. Un quarto d'ora di yoga aiuta così, ma non è che ti risolve tutti i problemi. Fai yoga, una sessione di yoga prima e una sessione di yoga dopo il sesso, pensa che bello. E quindi, cioè, per forza che alzi il prezzo perché devi praticamente fare un quarto d'ora di yoga prima. Sesso, un quarto d'ora di yoga dopo, e quindi nel frattempo ti perdi qualche cliente. È normale, cioè. Quindi, cioè, queste povere donne. Quindi, boh. Non ce lo spiegavamo il motivo per cui Lambrenetto fosse così. E poi a un certo punto ho smesso di fare questi video, però tanto li ha tenuti, ogni tanto li metti video, togli video, dipende da quanto lo prendono per il culo. Ma ha mai detto con quante donne è stato? Guarda, sia lui che l'innominato biondo, secondo la loro versione, sono stati più o meno con tutte delle donne d'Europa, no? Ma chi cazzo deve crederci a sta stronzata? Cioè, scusate, eh. Ma lo sappiamo, cioè, noi donne lo sappiamo che è una delle prime cose su cui l'altro sesso mente, ma non vi stiamo neanche ad ascoltare quando fate così, cioè. Poi, tra l'altro, io, no? Perdonatemi l'egocentrismo, ma devo parlare della mia situazione a un certo punto. Che sento queste cose dal lontano 1999, ma io guardo il colore dei denti, no? Divento un po' dentista, dico. L'incisivo è un po' più giallo di quello vicino, così. Perché non me ne frega un cazzo, perché non credo una parola di quello che mi stanno dicendo. Tutti a vantarsi di prestazioni sessuali e appena si vantano io penso, va bene, ennesima palla. Vi faccio anche l'idea che è un po' impotente, ma per cattiveria personale e per intolleranza. Perché mi hanno fatto palle così. O meglio, ci hanno provato tutte le italiane. E ha scoperto che tutte se la tirano. Sì, è proprio. Lui ci ha provato con 30 milioni di persone, no? Lì non basta un radioparlante così fatto a tubo, scusami, fatto imbuto, così con la manopola. A tutte le italiane, no? Ci sto provando.
30 secondi e via, l'avrei detto no. A tutte le italiane, volete uscire con me? Dopo una scena così tutte ti dicono di sì, no? Non ti fai leggerissimamente una figura di merda. Poi nel momento in cui le donne vengono a scoprire che tu ci vai con tutte, è automatico che qualcuna ti dice di no, perché non vuole essere l'ennesimo numero, no, nella tua categoria di donne usate. E questo per rispetto si chiama rispetto per se stessi, non è tiraggio. Ciao Pinocchino, fatemi raid, l'avevate promesso ieri. Comunque, stiamo parlando della storia del tiraggio delle donne italiane, perché Robby è un uomo un po' più comprensivo del solito. E di quel bell'omino di Lambrenedetto. Pino, buongiorno, dobbiamo organizzare una live con Lambrenedetto. Finirà molto male, credo. Io non, cioè, perché io non ne posso più di tutti questi uomini che si vengono a vantare con me delle loro conquiste sessuali, mai successe molto probabilmente, di cui non, cioè io dico, ah, bravo che hai conquistato questa, che bravo, hai messo la bandierina anche qui, no, perché poi va di moda anche dire queste cose. Hai piantato la bandierina anche qui, no? Cioè, quella nazionalità, no? Ucraina fatta, Francia fatta, Repubblica Ceca fatta, tutto così, no? E il problema è che quando dicono con me queste cose, si vantano delle loro conquiste all'estero, io non credo a una parola di quello che dicono. Sì, ma questa settimana non posso farla. Ho appena perso mia figlia, ma veramente? Su una cosa siamo sicuri, a livello sessuale l'innominata non ti ha mai conquistata. Ah, meno male che lo dici, no? Dicevano anche che facevamo sesso assieme. E francamente non è il mio tipo, io non sarò il suo tipo perché sono brutto. Non so cosa voglia dire, ho appena perso mia figlia. Io gli ho parlato ieri a Pino e... Non sapevo, ma io non sapevo neanche che avesse una figlia, tra l'altro, no, perché sono domande che io non faccio mai. Ti voleva che ti aprissi OnlyFans per potersi iscrivere, secondo me, ma può essere. Si è morta per un incidente stradale in macchina, un ubriaco. Cazzo. Mi è caduta un po' la mascella. Condoglianza, cioè non so che dire. Aiutatemi, perché in queste situazioni c'è di me. Aveva 8 anni. Ma quando è successo? Tipo stamattina? Cioè adesso? Veramente, cioè. Nelle mie live succede sempre qualcosa che mi mette in imbarazzo, cioè. Madonna. Cioè, un abbraccio, Pino, veramente. Scusami se magari ti sono sembrata un po' fredda, ma... ieri sera mi ha chiamato stamattina la mia ex ragazza. Cazzo, ti abbraccio. Mamma mia. E sono mortificata anche dal mio comportamento, perché... cioè, delle volte uno non sa come comportarsi. Un minuto di silenzio, va bene. Thank you.
Grazie, Robby, per avermi aiutato, perché non sapevo più cosa dire. L'avevo lasciato ieri sera, che era normale, avevamo fatto la live. Ho salutato a un certo punto i ragazzi perché ero stanca. E infatti da qualche giorno non streamo più. Infatti per qualche giorno non streamo più, e ti credo, cioè veramente, cerca di star su con la vita. Comunque una bambina di 8 anni, un angelo così ucciso, madonna. Non sapevo neanche che avessi una figlia, quindi... sono brutte cose, cose molto pesanti, che cambiano proprio anche la vita alle persone in genere. Non sapevano tutti qui. Ah, io forse ero l'unica che non lo sapeva. Cioè, quindi te l'hanno fatto sapere dopo? Cioè, hanno aspettato un momento, diciamo, opportuno per dirtelo. L'hanno fatto sapere alle 2 di notte. Madonna, che notte deve aver passato Pino Pino, mi dispiace tantissimo. Poi tra l'altro io non sapendo niente, Pino Pino, fammi il raid, eccetera. Parlo sempre a sproposito. Purtroppo sono cose che succedono. Tranquillare, non potevi saperlo. No, non potevo saperlo. Sono situazioni molto pesanti. Dove... soprattutto se succede così, perché... ora resta anche in shock, tipo... adesso che faccio? Non sapevo che eri padre neanche, quindi pensa te. E lei viveva, la bambina viveva con la mamma. Probabilmente. Mandiamo tutti un abbraccio a Pino Pino, comunque. Riempiamolo di cuoricini. Sì, perché non posso tenerla, purtroppo, perché mamma stava male. Ah, ok. Ma avevi tipo la custodia condivisa, si dice, forse. Adesso io non lo so, perché non essendo mamma e non essendo divorziata, non lo so. Ok.
Pino, se hai bisogno di parlare ogni tanto vieni pure nella mia chat. O in privato, io appena posso rispondo a tutti. Ah, lei stava all'estero, io stavo qui, era in America. Ah, ecco perché te l'hanno detto così tardi anche. Ma la tua ex è tipo americana, è una ragazza americana. O è una ragazza immigrata in America dopo che, insomma, vi siete lasciati. Quindi adesso forse tu stai per partire per l'America, cioè per gli Stati Uniti. Che casino. Molto mi dispiace, chissà che stress. Era russa, ha lasciato la Russia per colpa dei bombardamenti aereo. Ah, ok. Mamma mia. Sto vedendo persino i brividi. Parla 10 lingue. Ah, ok. Una donna molto intelligente. Eh sì. E 10 lingue, cazzo, è tantissimo. Quanti ne parlo io? Oh, 4, 5. Ma tutte male, tra l'altro. Almeno ne parlassi bene. Qualcosa di pesante nell'aria, no? Adesso ho scoperto cos'era. E la giornata non è ancora finita, gente. Che rassicurante. Sono cose che nella vita uno non si aspetta, è certo. Pian piano mi ritiro su. Forza, Pino, coraggio, veramente. Chi c'era nella chat, i canali in cui potrei fare dopo il raid. Ma diciamo che è una cosa terribile per la mamma, lei avrà il prossimo anno della sua vita, sarà molto molto duro, penso. Poi dipende dal carattere che ognuno ha. Pesante, madonna. Io Adder non l'ho visto, stavo per scrivergli. Anzi, gli ho scritto, penso. Se riusciamo a ottenere qualcuno che arrivi,
Adesso è molto molto presto, tra l'altro, per fare un raid. Andare avanti ancora un po', faccio un po' di geografia, va? Seguitemi attorno al mondo. Essere Germania si è bloccato il GeoGuess, non funziona più. Posso dai provare tipo GeoGuess un giorno, si è bloccato. Voglio veramente provare il GeoGuess. Giorno. Classic. Andiamo in giro per il mondo. Ok, adesso siamo partiti, siamo da tutt'altro. Ma sembra molto la Turchia. Istanbul. Perduta presenza in il Pacifico. Guarda lì, qualcosa di scritto. Sempre tutte isole assurde qua. Oh. C'è qualche posto un po' normale, no? C'è anche la foto di se stessi, c'è l'ombra. Che bel posticino. Stati Uniti, wow. Ci sto prendendo tutto oggi. Bella giornata, bro. Ora vengo, dice Andra. Vieni a farci compagnia. Repubblica Ceca. C'è Prešov, miesto. Oppure potrebbe essere Slovacchia. Miesto. Sì, perché non c'è l'accento sulla E. Che cretina, potevo guardare dove cavolo era.
Cioè, adesso Andrea sta a mangiare. Buon appetito. Eccomi, Pino. Tra poco mangio, alle 12.45. Ok. Statemi vicino per un quarto d'ora, dai. Sei riuscito a farmi spaventare. Ah, non saprei dove diavolo potrebbe essere. Diciamo che ho finito le ore, adesso sono di nuovo bloccata con il gioco. Ciao Andre, come stai? Hai letto qualcosa del libro? Hai intenzione di leggere qualcosa del libro? Ti piace o non ti piace? Tuo padre ci metterà le manine, spero, su quel libro. Non farmi avere troppe illusioni che poi inizio a tirarmela. O a sperarci troppo. Eccoci qua. Mi accetti l'amicizia su Discord? Tutto bene. Aspetta, devo andare su Discord però prima. Ok, almeno il gruppo, quello dei capi, migliora. Dove sono? Qua. Simone saluta. Ma io non... Sei già dentro il mio Discord. Quindi... Allora, ti sto pure scrivendo. Ah, ok. Accetta. Accettato. Ok, sei... Sì. Ufficialmente accettato nel mio Discord, spero. Avevi ragione, non ti avevo accettato. Andrea, non rispondi mai. Scusami, ho dovuto fare un po' casa delle commissioni. È occupato, evidentemente. Sei occupato, è occupato. Ieri purtroppo ero tutto triste perché volevo fare un raid a Mr. Over 100 e sì, gliel'ho mandato, però eravamo in due gatti. Sarà stato felicissimo lui che ha tipo 30 persone che lo ascoltano. Bella figura che ci ho fatto. Speriamo che accetti l'intervista, anche se verrà ascoltata da pochi. Però Mr. Over 100 sa fare un sacco di roba divertente. Andate a iscrivervi al vostro canale, al suo canale. Sa fare un sacco di cose divertenti. E poi devo dire che anche sa un sacco di cose. Bella mentalità. Oggi sto male, vedo Bianco. Sono successe delle cose abbastanza pesanti, diciamo. Dico solo questo. È morta sua figlia, infatti. Cioè, ho avuto dei problemi ad andare avanti con la chat, francamente, perché non sapevo più cosa dire. Cosa si può dire davanti a una cosa del genere? Niente.
Io tra l'altro, ignorante come pochi, non sapevo neanche che avesse una figlia, per cui. Avevo 8 anni, vedo bianco e mi sento, ma ci credo. C'è un emotions a forma di abbraccio da mandare a Pino Pino, tipo una tonnellata di... Ho scritto prima che è stata una persona in stato d'ebbrezza che ha preso tutto con la macchina. Otto anni, mamma mia. Posso andare in live per qualche giorno, vedo bianco. È una cosa più che naturale, anche perché immagino che ci saranno diversi problemi, visto che lei stava in America, da quello che ho capito. Vedo bianco, avevo una domanda molto superficiale da farti. Purtroppo Robby, cioè nel senso Robby ha l'abbonamento senza il purtroppo, però vede purtroppo le pubblicità nonostante l'abbonamento. Devo aver fatto qualche errore nell'impostazione, se scopri cosa devo cambiare lo cambio molto volentieri, perché non è giusto nei suoi confronti, cioè prende l'abbonamento per non avere la pubblicità. Anche io le vedo. Ah, ok, quindi è un problema di tutti. Ah, quindi non è colpa mia, io pensavo già di aver fatto qualche errore. Non so se Robby adesso lo vede. Ah, è lui che è impazzito, cioè fa vedere anche le pubblicità, anche chi è abbonato. Sono loro che stanno buttando giù più pubblicità. Ah, ok. Con la mia fortuna Robby le vede sempre nel mio canale, cioè. Che bella roba, ci fa litigare. No, non ci ha fatto litigare, ma sembra un po' come le suocere, no? Che cercano di mettere zizzania, alcune suocere. Brutta storia. Ok, capito. Mi dispiace. Penso che Andrea adesso a questo punto sia andato a mangiare. Buttano giù pubblicità perché non hanno più soldi. Ma già pagano una mazza della pubblicità. Di che cosa è morta? Ha avuto un incidente stradale, ci ha detto, in America. È anche una cosa inaspettata, per cui... Veramente, se c'è un'icona d'abbraccio, una cosa con tutti i cuoricini da fargli partire.
adesso in chat, ma non scrivo, scusami. Ok. Che dire. Oggi tra l'altro devo ritelefonare alla famosa clinica dove ottenere il CD della mia mammografia, perché io gli ho telefonato, mi hanno detto no, devi telefonare al numero specifico, telefono al numero specifico ieri. Mi hanno risposto in oggi, in 8, nessuno, no? Giornata no oggi, ma anche per me, guarda, sono partita nervosa, adesso sono triste. E le emozioni sono negative oggi, brutte notizie. Vedo B, ti voglio bene. Anche noi vogliamo bene a te. Quindi tienici conto di questa cosa. Sarà magari, prova, se proprio non sono successe altre tragedie, perché non lo so, forse streamo anche di sera, ma vi giuro che non lo so, perché oggi tutte quelle, non ne prendo una neanche, cioè, a caso, ti voglio bene. Posso abbracciare da vicino, ma ti voglio far notare che non è vero che la storia è che quelli del nord sono freddi, ecco. Non ho le braccia che arrivano fino a Roma, no? Ma vorrei. Da Colonia a Roma, un abbraccio gigantesco. Prendo così il Colosseo anche dentro. Veramente, quando me l'hai detto, toc, mi è caduta la mascella proprio. È allucinante quello che può succedere. Ah, io avevo riscaldato saltello. Ah, scusami, perché non l'ho visto minimamente. Adesso saltello molto volentieri. Ok, gente. Dunque, vediamo un po' a chi posso fare il raid. Chi c'è online? Ah, sarebbe bello se ci fosse Steffi 88, che non gli faccio più da un po' di tempo il raid. Ho scaldato FBI e saltella anch'io. Ah, ok. Mi sono perso 50 messaggi, scusate. Su, basta saltare le sue distrutte. Anche se il mio preferito è questo. Credo che stia per arrivare una persona a farmi lavori in casa, quindi è il caso che io mandi un raid molto veloce, anche perché fra poco andate tutti via, e la cosa peggiore è che a me non funziona poi il raid come vorrei, per cui scappo prima del solito per non deludere nessuno. Mi mando da una ragazza
che si chiama Airmood B. Un bacione a tutti, ciao, e speriamo che mi sentiate stasera, se no sono troppo triste, quindi non ho fatto niente. Ciao. Funziona? No. Benissimo. Aia. È stato creato. Rimanete lì tutti e tre, mi raccomando. Due. Il terzo ce n'era già andato via, tre. Bravi. Fire rate. Ciao.